Oggi c'è lo sciopero degli addetti ai centri per l'impiego. In tutto sono 100 i lavoratori toscani dei centri per l'impiego e rischiano di andare a casa il 31 di dicembre perché nella legge di stabilità non è stata contemplata una proroga. E quindi sono 100 famiglie per la strada, la maggior parte di questi stanno a Firenze, più della metà, 40 nella provincia di Pistoia e il resto a Massa Carrara. C'è il servizio a rischio, perché oggi sciopero dei centri per l'impiego di Firenze e di Pistoia con una chiusura totale dei servizi. Questa è la situazione che potrebbe esserci dal 1 di gennaio senza una soluzione normativa che consenta la proroga dei precari storici, lavoratori che contribuiscano a mandare avanti questi servizi da 10 anni, servizi importanti per cittadini fragili, disoccupati, lavoratori in cerca di nuova occupazione, ma anche servizi alle imprese. E abbiamo preparato un bel biglietto per Rossi con tutte le firme nostre, i nostri striscioni, le code davanti al centro per l'impiego e un bel augurio che i servizi possano funzionare anche il prossimo anno. E poi una maglietta per Rossi in cui si chiede anche qui maggior certezza per il futuro.